Salve a tutti e bentrovati. Siamo qua all'interno del mio cucinotto, vi voglio accogliere per cucinarvi due testi a me particolarmente cari come l'autore che li ha scritti, intendo Il pane selvaggio di Piero Camporesi e La terra e la luna sempre di Piero Camporesi. Chi mi conosce, chi mi segue da 4 anni e mezzo a questa parte sa che quest'autore mi è particolarmente caro perché i miei primi video di questo canale sono appunto dedicati ai suoi testi. Ma voglio aggiungervi anche un po' un triste aneddoto della mia vita, apro questa breve parentesi. Lo faccio non tanto perché penso solo a liberare, rielaborare in qualche modo un rimpianto, ma perché spero che chi magari mi ascolta ed è giovane possa ricordarsi che è meglio non aspettare troppo, non essere troppo titubanti se realmente si crede a qualcosa e lo si vuole realizzare. E io purtroppo cosa ho fatto? Triste aneddoto. Ho cominciato a leggere Camporesi, mi sono imbattuta in lui da laureanda e volevo chiedergli la tesi di laurea. Piero Camporesi, professore, anche se lui non amava dirsi tale, all'Alma Mater di Bologna, studioso, antropologo e sociologo pauperista, mi piace definirlo, perché parla dei poveri dal Medioevo fino al 1700, utilizzando tutto un percorso legato a vari cibi e quindi alle tradizioni culinarie. Tant'è vero che in questo poi troveremo l'Artusi all'interno, e quindi forse più che un cucchiaio di legno, come ho io, ci vorrebbe il cucchiaio d'argento, ma perdonatemi. E allora io cosa ho fatto, proseguendo il mio racconto di giovinezza? Io ho cominciato a carezzare l'idea di chiedergli questa tesi e ho cominciato a scrivere questi quadernoni. All'epoca non usavo tanto il computer. Vedete, c'è scritto proprio Camporesi, sono tre quadernoni ad anelle. Intanto inanellavo questo sogno e riassumevo, prendevo appunti sui suoi testi, qui per esempio Il sugo della vita. E ho scritto e ho scritto. Intanto però il tempo passava perché purtroppo la mia sfrenata volontà di apprendere in passato è andata, diciamo, a fare i conti con delle insicurezze di gioventù. È cosa che adesso non ho più e quindi senza esitare un attimo mi butto a gamba tesa a qualsiasi cosa mi appassioni, leggo di tutto e di più, innamorata dell'argomento. E anche dopo il primo momento di pancia vorace mi concedo una seconda, una terza lettura, un momento di studio, un momento riflessivo. Allora me ne sono concesso un po' troppo di riflessioni e quindi purtroppo tra un teatro dei burattini, una forma di pane selvaggio, un sabba o seguendo il corteo proprio della corte dei miracoli di cui lui parla in modo molto colorito e corredato di documenti, è uno studioso estremamente serio, e quindi seguendo anche l'odore, un po' il fetore di certi formaggi fermentati come il formaggio di fossa tra Fieno e Cantine o il cacio marzolino, pensando anche di farlo io il formaggio e di prendere una capretta acquistando un appezzamento di terreno. Dopo tutto ciò lui muore e quindi mi trovo attorno tutte queste meraviglie, ma al pari di quelle generazioni di visionari del 1581 di cui lui tanto ci documenta, non mi resta che immaginare anch'io il mio paese di Bagordia.
dove crescono prosciutti sugli alberi e sgorga miele dai fiumi. Proprio là, dove invece c'è fame, sete eccessive e portate a un tale livello che abbiamo autofagia, casi di cannibalismo, di autocannibalismo anche, e di persone che arrivano a bere la propria urina per mettere a tacere la fame. E allora abbiamo questo pane che è una sorta di talismano apotropaico, è un pane che lievita e quindi è simbolo della maternità, della fertilità, del ventre gravido, è anche simbolo sessuale maschile come il barilino bolognese, simbolo fallico. È il pane dei mangiatori di biada, però, quindi molto spesso è un pane nero, è un pane di segala, di saggina, di orzo, di fave, è un pane messo nella minestra, il pancotto, è un pane di castagne con ceci, con cipolla, con le rape. Così come oggi abbiamo i fuochi, il fuoco elettrico, allora c'era il paiolo appeso con le catene sul camino dove ribolliva il minestrone. Il fuoco è più che un essere naturale, è un essere quasi che prende vita da solo e ha un'identità anche sociale, come dice Bachelard. Il fuoco è la prova proprio di essere tra cielo e terra e di mettere a dialogare più persone attorno a un centro. E noi parliamo oggi anche di droghe, droghe contro la fame, questo bisogno primario che l'uomo ha. E quindi come? Queste droghe sono polvere di papavero, mescolata nel latte dei neonati perché dormissero, l'oppio per alleviare i dolori, e poi abbiamo questi erbolari che si mescolano alle ricette di cucina, diventa una stregoneria locale dove la belladonna, la digitale, l'erba della follia, l'acido lisergico diventano degli stupefacenti. Proprio questo pane papaverino, questo acido lisergico ricavato dalla segale per appunto mettere a tacere la fame continua. E non solo, vi voglio dire, la fenomenologia di Anceschi mi ha permesso di allenarmi al ribaltamento, ma grande maestro è stato anche Camporesi. Proprio con il suo mondo a capinculo, che capovolge, dove la sottoalimentazione quotidiana, prende forma, vi è l'iperbole di un imago mundi, dove il deforme, il caotico, il slabbrato, il traballante, il disomogeneo, si traducono in qualcosa, in questa allucinazione collettiva del regno di Bagordia, dove finalmente si vive proprio senza fare nulla, il simbolo della pigrizia, del poltrone. E perché? Perché tanto si raccoglie la natura stessa, che non è più nemica, matrigna, ma sull'albero di cuccagna, come dicevo prima, crescono i prosciutti. È un universo onirico di cibi precotti, una pioggia di maccheroni, oppure ancora gli animali si arrostiscono da soli. È una natura veramente impazzita, dove il tempo in qualche modo si blocca. Non è il tempo ciclico delle stagioni, che rendeva, veramente il mondo come ansiogeno, perché il contadino dipendeva dalle condizioni, dei cataclismi, delle bufere, delle siccità. E invece questo mondo a capinculo, dopo essersi riempito di pane e di sputo, dopo aver fatto coincidere povertà e pazzia, si ammala del mal, dal simiot, come si diceva in Emilia.
grinzosi come vecchi, il male della scimmia, dello scimmiotto. Compare il piccolo distrofico senescente, fa coincidere puer e senex e le paure profonde, le ansie che sono collettive, deliri, possessioni, furori coreutici, trans patologica, davanti ai sagrati delle chiese, i rituali notturni, magico-stregoneschi, il potere occulto. Del verme, di questa volubile, verminosa colonia, e dove questi vermi entravano da tutti gli orifizi, abitavano il corpo. Sentite qui. I grandi nemici occulti della salute, dai quali dipendeva la sanità o la malattia, erano per comune convinzione, e non solo della medicina popolare agraria, i vermi o lombrichi. Gli uomini dell'età preindustriale vivevano metaforicamente, concretamente, in un universo verminoso inimmaginabile ai giorni nostri. L'ossessione dei vermi, profondamente radicata nelle infrastrutture mentali, dava potente consistenza a una specie di contagio culturale, cui partecipava anche la medicina ufficiale. Ognuno li portava per cause misteriose e rimaste oscure dentro di sé, pressoché ineliminabili e trincerati nei loro santuari, abbarbicati alle anfrattuosità delle viscere, padroni di tutto il territorio compreso fra la gola e gli sfinteri, non dovevano essere né molestati né irritati, pena la caduta della salute nel baratro della malattia. I vermi, se si infuriavano, si ammalavano, contaminavano ineluttabilmente il sangue di chi li ospitava, andavano perciò blanditi e trattati con appropriati rimedi e ricondotti dolcemente. Pena il decesso del portatore al loro equilibrio primitivo. Curando loro si curavano, era opinione fermissima dei Moreali, i malati stessi, legati a doppio filo coi lombrichi. Finché i vermi stanno placidamente negli intestini, senza essere irritati o vi dimorano in quantità moderata, non reca male veruno, almeno sensibile, anzi sono ospiti pacifici e innocenti. Ma se talvolta, per cibi a loro proporzionati, lussurreggiano e figliano di troppo, o irritati di qualche cosa loro ingrata o nociva, tentano di mutar sito, allontanandosi dal nido loro natio, o inerpicandosi all'insù o per lo traverso a cercare nuovo scampo e ricovero, urtando con empito nelle pareti degli intestini. Alle volte li rodono o perlomeno li distendono con violenza, onde ne segue dolore, come anche dal loro solo di vincolarsi ed aspramente irrigidirsi nascono perniciosissimi sintomi e talvolta la morte. E questo è un documento di questo Moreali delle febbri maligne e contagiose, porta questo titolo. Quindi questi lombrichi sono veramente l'incarnazione del demonio che è dentro di noi e che finché è tenuto a bada, finché rimane lì, pazienza, non fa male, ma è il sovrano delle mosche, sono astuti, sono sagaci questi vermi, formano subdole colonie di corpi ignari, cagliano nel formaggio, diventano angeli vermi, hanno sempre anche questo elemento ambivalente, il verme che guarisce, c'è anche il verme taumaturgo, insomma, è una società dove si viveva veramente in una sorta di allucinazione flagellata da morbi oscuri, rinchiusa in ospizi, confinata in lazzaretti, in gerontomi, in balia di questi aromatari, stregone, esorcisti, streghe. Era veramente una corte di persone piagate, ulcerate, unte tra grasso e sangue umano, tra cucina e farmacopea,
E condiva fame e pane con olio di semi, con olio di noce, con ravizzone, lo stesso olio con cui si utilizzavano, si illuminavano le lampade, oppure vi era la mostarda, la sapa, il savor, il sanguinaccio, il sangue di maiale, il ninè, come viene detto qui a Bologna, vesseggiato e allevato con riti che mescolano il calendario agrario e che ora farebbero accapponare la pelle ai vegetariani o vegani, e che però si mescola a sono riti del calendario sacro e profano, dove è un calendario lunare, agricolo, e nel tempo poi il cristianesimo fa suo e si trasforma, diventa ecclesiale. E allora abbiamo i passatelli, che sono dei lombrichi che si arrampicano sul campanile della pieve rurale, simbolo del rapporto proprio tra alto e basso, tra verticale e orizzontale, tra tempo del lavoro e tempo della preghiera. Piano piano convive con il tempo commerciale, con l'attivismo borghese che piano piano prende piede, che necessita di essere scandito non più dai cicli delle stagioni, ma dall'orologio. E Leon Battista Alberti, la dimensione tempo-denaro è importante, proprio è un famoso teorizzatore di questa etica della masserizia, di un paleocapitalismo che sostituisce quel calendario rurale piano piano. E una lunghissima tradizione che trova come testimone proprio Artusi, Pellegrino Artusi. E qui nella Terra e la Luna vi è questa lunga tradizione che viene narrata da Camporesi, funeraria che fu nazionalizzata da Pellegrino Artusi, questo paese spaccato tra il gergo francioso del dialetto delle campagne e da una parte, e quindi francesismi, dialetti, vecchio recipe culinario dei montanari chiusi tra castagne e polente, e il sud delle fave, e qui questo antropologo banchiere ne fa diciamo un artificio anche letterario. In Artusi infatti confluiscono diverse tradizioni, quella del cuoco reale, quella del cuoco cittadino, quella sontuosa della lasagna e quella del rozzo ragù. E ancora attinge proprio alla tradizione rurale della campagna, della montagna, montanara, e Artusi fa proprio incontrare, diciamo, l'arcaicità delle uova ripiene, per esempio, della torta di ricotta, torta nuziale contadina, l'arcaicità del bianco del latteruolo, torta del bianco mangiare, qui troviamo tutto documentato, non è che sto dicendo così, né mai Camporesi parla a vanvera, e dono del Corpus Domini, ci svela i segreti, come il carbonato di soda usato per facilitare la cottura dei ceci, stavolta preso dalla verve didascalica, proprio lui dimentica perfino la ricetta, e quindi ci si perde in un mondo che veramente è letterario più che culinario a questo punto, perché abbiamo il caso del pavone prediletto da Alessandro Magno e da Quinto Ortensio Oratore, però la ricetta non compare, il lettore rimane lì e non la sa, non viene fornita.
Un'altra curiosità è quella operata dall'Artusi da un punto di vista linguistico proprio, perché lui cercò di recuperare l'italiano e quindi proprio rispetto a certi termini, come dicevo, francesi, ai francesismi. E quindi a volte con dei risultati, direi, simpatici, particolari. Il soufflé diventa lo sgonfiotto di farina gialla. Charlotte diviene Charlotta. Bah! Tradusse il brandade de morue in baccalà Montebianco. Mitonnè è zuppa sul sugo di carne e così via. Ma tornando proprio alla società medievale, vi propongo, per finire, un breve brano di Giulio Cesare Croce. Infatti il Bertoldo e il Bertoldino di Piero Camporesi l'ho recensito. Già in questo canale, chi vorrà andarlo a vedere, quindi già vi ho parlato di Giulio Cesare Croce. E è un dialogo qui in questo caso tra un maestro e un garzone. Sopra che cosa? Il pane alloiato, e che ci dà proprio sentore degli effetti narcotici, narcotizzanti. Che appunto abbiamo. Perché? Per arrivare proprio a istupidirsi, a intontirsi e quindi a non sentire la fame. Termino così, buon appetito a tutti e alla prossima. Che hai che non lavori, Gavinello? Mastro mio caro, non posso lavorare. Perché? Perché mi sento attorno andare il capo proprio come un molinello. Hai forse addosso un'ombra di vasello? Perché ti vedo tutto traballare? Così fusella e v'avessi a lassare mezzo il salario ed essere in cervello. Che cosa hai dunque che sei tramutato così negli occhi? Or non vedete voi se io tremo tutto che io sono alloiato? Oh, che gran cosa è questa, che da poi che se ne mangia ognun par forsennato, pazzo, ebrio e stolto, oh sventurati noi! Or su, se guarir vuoi, va, dormi un sonno che a tal malattia questo è il miglior rimedio che vi sia. Alla prossima.